siamo qui per sentire qualcosa sul suo lavoro ormai quasi trentennale insieme con David Rumia ad Aezio, quindi alla dossografia antica. Dico soltanto una parola su questo, vale a dire per oltre un secolo direi, per quanto riguarda la dossografia filosofica, quindi Aezio, siamo rimasti legati allo straordinario lavoro di Hermann Diels ancora nell'Ottocento, doxografi greci naturalmente, che è stato un testo di riferimento e dalla pubblicazione in avanti è stato considerato quasi un testo sacro, sia perché il lavoro era estremamente impegnativo, l'argomento è estremamente impegnativo e complesso e intricato, sia perché insomma nessuno comunque si era dedicato a metterci le mani. Lo ha fatto Jaap Mansveld insieme appunto con David Rumia, a suo tempo collega in Olanda, poi trasferitosi in Australia, e ora siamo alla fine forse di questo, quasi alla fine di questo enorme lavoro, di cui sono usciti già diversi volumi e altri tre volumi sono adesso in preparazione, un volume in tre tomi meglio, su questa ultima parte del lavoro, diciamo così. E quindi oggi abbiamo questo grande piacere di avere Jaap qui con noi. Prego. Sì, grazie dell'invito. E grazie dal pubblico numeroso, perché da noi quasi non vengono più, ma qui sia di caso. Allora, faccio un sforzo per parlare italiano. Ci si sente? Vogliamo usare il microfono? Meglio con il microfono? Sì, aspetta, sì. Allora, ci sono due handout, una breve e una lunga, e voglio cominciare con la lunga perché prende meno tempo. La lunga vi fa vedere un capitolo dell'opera dossografica di Aezio che stiamo ricostruendo e fa vedere come lo facciamo. Ma per cominciare devo dire qualcosa sulla dossografia in generale. La dossografia, tradotto letteralmente, è la scrittura delle opinioni, no? Un nome non è una definizione. La scrittura delle definizioni vuol dire un trattato, questo vi leggo, un trattato che tratta la fisica antica dall'inizio alla fine, vuol dire dai elementi, dagli arcai, dai principi alla vecchiaia. Sono cinque libri, un libro generale con concetti generali, c'è un libro di cosmologia, c'è un libro di cosiddetta meteorologia, che tratta anche della Terra, c'è un capitolo di psicologia, e c'è un libro di psicologia e c'è un libro di biologia umana, quella che finisce con la vecchiaia, che non solamente umana, naturalmente, ma si parla quasi solamente di essere umani. Poi ci sono in totale pressappoché 130 capitoli con titoli e numeri, e tutti questi capitoli trattano un soggetto diverso. Così bisogna studiare molto per capire tutto questo che si tratta dentro. Per esempio, nel primo libro abbiamo il concetto di spazio, di tempo, di principio, di fatto, di necessità, di generazione, di movimento e così via. E in un capitolo così troviamo generalmente opinioni varie che sono anche sovente in contraddizione. E così si ha un'impressione del soggetto che deve essere studiato, trattato, una informazione, ma l'interessante è che la presentazione ha sempre qualcosa, diciamo, di negativo.
E per questa ragione anche non possiamo sempre fidarci all'informazione che c'è dentro un capitolo, perché per meglio far vedere le contraddizioni sono solamente esagerate. E arriva naturalmente anche che nella lunga tradizione di questo materiale le cose fanno corrotte, sono corrotte. E così abbiamo poi, per ricostruire questo testo con i suoi 130 capitoli, bisogna utilizzare parecchie fonti, perché il trattato non è esistente nella sua forma originale. Abbiamo un estratto greco, e di questo estratto greco abbiamo un altro estratto greco, del primo estratto greco abbiamo una tradizione araba, del secondo estratto greco, ancora più breve che il primo, abbiamo una tradizione incompleta latina. Poi abbiamo anche in un'altra fonte abbiamo strati più completi di parecchi capitoli, ma è una antologia bizantina, targo medievale bizantina, che è stato abbreviato drasticamente dal Medioevo, così non abbiamo interi capitoli. Così abbiamo un materiale molto diverso, e Tils, che ha nominato, aveva stampato il materiale dell'estratto greco e della antologia in due colonne parallele. Quello che noi facciamo è ricostruire un testo unico, una sola colonna. E questo è naturalmente non senza rischi, ma vale la pena di farlo. Ho scelto per illustrare quello che facciamo un capitolo abbastanza semplice del libro sulla meteorologia. È il capitolo 4 del libro 3, e avete questo testo. Sì, no? sì, adesso lo proiettiamo. Sì. E ho anche una traduzione italiana del testo. No, questo testo, come dice il titolo, tratta delle nubi, della nebbia, della pioggia, della rugiada, della neve, della brina, della grandine. Un soggetto non molto filosofico, naturalmente, è per illustrare che cosa c'è. Questa era la pagina del Diels, una pagina dell'edizione di Diels. Qui abbiamo i due colonni. A sinistra quello di Saulo Plutarco è l'estratto, e a destra è quello dell'antologia, che è più completo. Non sappiamo se quella dell'antologia sia veramente completa, perché questo antologo, questo Beo, sovente lascia fuori un pezzo di questo testo per introdurre un pezzo di un'altra fonte. Qui, per esempio, in questo capitolo non c'è una doxa, un'opinione stoica, ma nel capitolo di Scopeo c'è un'opinione stoica che si trova in quest'altra, che lui ha preferito a quello che trova qui. Bisogna sapere, naturalmente, che lui, Scopeo, non nomina mai i suoi fonti, no? Questo è una cosa di costruzione fatta da Diels nel libro pubblicato nel 179. Allora, abbiamo qui 9 doxai, 9 opinioni sui nubi, eccetera. Allora,
il contenuto non ci interessa adesso, ma quello che ci interessa è, spero almeno, è quello che abbiamo fatto. Abbiamo, per cominciare, abbiamo messo insieme questi fonti per fare un testo intero. E alla fine di un testo, di un paragrafo, per esempio il paragrafo 1, si trovano P1, S1, così si sa l'ordine nelle fonti, perché non è sempre la stessa. Poi dobbiamo le referenze nelle collane di frammenti moderni, poi un piccolo apparato critico e poi all'inizio della pagina sono elencati i fonti, Saggio Plutarco, Saggio Galeno, Psello e così via, Scobeo, Achille, che abbiamo utilizzato per ricostruire questo testo. Poi abbiamo anche altri fonti che sono usciti dello stesso testo, ma in un modo più breve. Abbiamo sulla pagina 2 questo secondo estratto da Pseudo Galeno. Queste prosografie hanno finito nelle opere complete di grandi autori, Galeno, Plutarco, così sono sopravvissuti. Allora abbiamo l'astratto di questo capitolo di Pseudo Galeno, abbiamo anche qualcosa in un autore cristiano, Ariano, Julianus Arianista, che ho citato, e poi che ha utilizzato questo testo, e poi c'è anche ci sono due autori bizantini che l'hanno utilizzato, Simeon Set e Psello. Poi ci sono i testi secondi, sono cugini, non sono usciti dal testo principale, ma sono usciti dalla stessa tradizione generale di prosografia, perché naturalmente il libro di Aezio dal primo secolo non era il primo, c'era una tradizione che c'era anche avanti. E così abbiamo, per esempio, si è potuto provare che anche Lucrezio utilizza questa tradizione, non la dosografia ricostruita da noi, ma qualcosa di più anziano e più generale. E anche Pinio, con un ecco lontano nell'Isidoro di Siviglia. Poi vediamo anche i paralleli nell'opera dosografica stessa, i luoghi aetiani, e così si può vedere come gli stessi pensieri ricorrono nell'opera intera, gli stessi argomenti ricorrono. E questo apparato è veramente importante perché ci dà l'occasione di seguire e di controllare la ricostruzione del testo, naturalmente. Possiamo dare così il materiale. Poi c'è anche un quinto apparato con tutti i paralleli che abbiamo trovato, che si trovano alla fine del capitolo. Un materiale più largo della tradizione in generale, e poi anche i fonti, per esempio Aristotele, Teofrasto, anche Epicuro,
tanti fonti, tanti autori antichi, naturalmente, non sono sopravvissuti, non ci sono più, abbiamo solamente un'informazione indiretta. E questa informazione indiretta deve essere controllata. Diamo anche un commento da pagina 4, la tradizione prossima, allora la tradizione più generale, e poi qui per questa meteorologia sono Seneca, le naturali questioni, e c'è anche Lucrezio, e poi ci sono i fonti perché Aristotele era il primo che sappiamo, era il primo di trattare la meteorologia in un modo sistematico, e ha tentato di dare un sistema, di un ordine. E così troviamo solamente, non solamente gli stessi soggetti che Aristotele ha trattato nella meteorologia, lo troviamo nel libro meteorologico della topografia, ma troviamo anche opinioni isolate, opinioni di parecchie persone. Aristotele solamente non ci dà il nome, ma il nome si trova nella topografia. Questo facciamo, diamo anche il contesto sia delle fonti sia dell'opera topografica, abbiamo dei paragrafi per giustificare l'ordine che abbiamo ricostruito, e diamo anche un commento sulla struttura, la presentazione del materiale nel capitolo. La struttura del capitolo è molto importante per capire di che cosa si tratta. In questo capitolo sui grandi nuvole e così via non c'è molta struttura. C'è un specie d'ordine, vari elementi che si succedono, c'è qualcosa di c'è l'aria, per finire con gli altri, no? C'è un ordine di parecchie specie di elementi, di materie che servono per produrre tutti questi fenomeni naturali. Poi diamo anche un commento su paragrafi individuali, perché ci sono interessanti cose da dire. E ci siamo detti che una volta che abbiamo avuto il coraggio di farlo, meglio fare quello che si può fare, perché abbiamo aspettato più di un secolo, può darsi che bisogna aspettare ancora un secolo prima che un altro si avventura in questo labirinto. Allora, questo è in generale è il capitolo che facciamo. Questo è il capitolo 4 su questi fenomeni di pioggia, ossia è un capitolo semplice. Ci sono capitoli molto più complicati, con molti più paralleli, con molto che bisogna dare anche un commento molto più ampio. Per esempio il capitolo 1-3 del primo libro, che tratta gli elementi, cominciando con l'acqua di Talete, ma anche i filosofi ellenistici, i filosofi classici, Aristotele, Platone, tanti filosofi presocratici, anche in un ordine che è difficile di capire. Anche questo chiede uno studio veramente
di lunga alena, perché le opinioni sono presentate in un ordine cronologico, un po' più o meno cronologico, dall'associazione delle scuole. Abbiamo la scuola di Tareto, abbiamo la scuola di Pitagora. Il materiale è ordinato in questo modo, ma non va bene, non va veramente bene. E abbiamo scoperto che all'inizio era un ordine diverso, un ordine aritmetico, un ordine numerico. Il numero degli elementi era decisivo, come nelle trattati di Aristotele. Aristotele anche presenta prima i monisti, così, per finire con gli atomisti, che hanno un'infinità. E quello che è successo è che questo ordine di, secondo il numero degli elementi, dei principi, è stato cambiato nel senso della successione. E questo ha come conseguenza che ci sono pluralisti che figurano su una lista primo di monisti. Monisti perché questi monisti sono più tardi. E questo, per esempio, è qualcosa. E questo capitolo ci ha dato veramente da sudare. E adesso è più di un megabyte di materiale. Bisogna ancora abbreviare. Ma questo vi dà un esempio della complicazione che si possono, delle complicazioni che si possono trovare in un solo capitolo, perché ci sono tante persone, tanti colleghi che hanno tentato di capire come sia organizzato questo capitolo. Anch'io l'ho fatto in vano nel passato. Finalmente ho visto che era veramente, naturalmente è sempre così, era una cosa molto semplice, ma il tragico del semplice, no? Non si lascia facilmente scoprire. Questo è il primo handout. Il secondo handout è più breve, sono due estratti di due capitoli del primo libro, il concetto generale del tempo, Cronos, e abbiamo due capitoli su Cronos, come abbiamo anche due capitoli, per esempio, sul fatto. O sulla necessità. Abbiamo un articolo per il crono sul tempo e un capitolo intitolato sull'uso del tempo, sull'essenza o la sostanza del tempo. E non è immediatamente chiaro che sarebbe la differenza tra questi capitoli. Allora un titolo come per il congenitivo, per il crono, può significare molte cose diverse. Si può pensare, per esempio, al titolo del libro di Aristotele, per il psiches, sull'anima. Sull'anima non ci dà solamente la definizione dell'anima, ci dà molte altre informazioni. Su un titolo così generale si possono alloggiare tante informazioni diverse sul pensiero, sulla sensazione, la questione sia l'anima degli uomini è diversa da quella degli animali, piante e così via. Ci sono tante questioni trattate in questo libro di Aristotele, tutti coperti di questo titolo generale sull'anima.
e qui abbiamo il suo tempo, può essere diverso, ma è un piccolissimo capitolo. E ho risparmiato il commento di Parelli, così. Allora, leggiamo quello che si legge nel testo sul tempo. Pitagora diceva che è la sfera è un continente. Platone, che è l'immagine mobile dell'eternità, ovvero dell'intervallo, del movimento del cosmo. Eratostene, che è l'andamento del Sole. Sono tre opinioni molto diverse. Allora, la prima opinione si trova anche in Aristotele, ma senza nome. Aristotele dice che è una opinione completamente sbagliata. Fa così di pazzo. Non si può dare una definizione o una descrizione del tempo in questi termini. E questo qui è attribuito a Pitagora, naturalmente senza fondo, senza fondamento. Poi, la definizione di Platone è difficile perché aionas eikora kineten, immagine mobile dell'eternità, questo è un assunto breve della dottrina che si trova in Timeo. In Timeo abbiamo questo pensiero poetico che il tempo sia l'immagine dell'eternità. Ma l'intervallo del movimento del cosmo, questo non regge. E altrove, e ci torno, altrove questa definizione è data come storica. È una definizione storica che qui è attribuita a Platone. Poi, nella tradizione araba abbiamo anche qualcosa che non è sopravvissuto nella tradizione greca, un'opinione di Aristotele. L'arabo, un cristiano, Costa Ibn Luca, nel XI secolo, non ha capito bene tutto. Ci sono paragrafi che sono stati tradotti in maniera quasi incomprensibile, ha sostituito parole invece di sensi. Ma ogni tanto ci dà qualcosa perduto nella tradizione greca, e questo qui può andare lì. No, perché Aristotele dice che è un numero del movimento della sfera dal cielo, perché è approssimativo, ma non è falso per Aristotele. Allora meglio includerlo, ma in corsivo, per indicare che non è certo, perché abbiamo solamente una strada della tradizione. Ma non è verosimile che l'araba l'ha aggiunto. Allora abbiamo questo. Allora, poi il secondo capitolo, il capitolo sull'essenza o la sostanza del tempo. Anche qui abbiamo dato la tradizione inglese che abbiamo fatto, ma per me ho anche scritto una tradizione italiana. Allora, sulla sostanza del tempo, Platone dice che l'essenza del tempo è il movimento del cielo. È una definizione alternativa dalla prima, ma anche quella è uscita un assunto della teoria della cosmologia di Platone nel Timeo. Gli stoici dicono che è un movimento medesimo. Sinocrate, che è la misura delle cose generate, è movimento eterno. Il fisico Estieo di Prento, non conosciamo molto su di lui,
e dici che è un movimento rapido degli astri, dall'uno rispetto all'altro. Stratone, che è il quantitativo e movimento, è l'impiego, o più astratto. Epicuro, che è accidente di accidenti, cioè un accompagnamento ai movimenti. Antifonte, epicureo, che è concetto di misura, non sostanza. Ma Platone, che è generato secondo il pensiero. Allora, qui abbiamo infatti una opposizione, una contraddizione fra le opinioni molto visibili, perché ci sono alcuni che pensano che il tempo è qualcosa di pensato, di immaginato, ma altri credono che sia qualcosa di reale. Quando il tempo è il movimento è qualcosa di reale. E si vede anche l'ordine, alla fine abbiamo queste opinioni che sono in vera contraddizione. La maggior parte dei filosofi e dei scienziati pensano che il tempo è generato, ma quanto non genera il tempo intero, perché il tempo è la creazione di Miurgo. Naturalmente è un problema come si deve interpretare questa teoria, ma presa letteralmente si può assumere così. Il tempo è generato. Secondo il pensiero è naturalmente il pensiero del Miurgo, del creatore della cosmologia di Platone. E questo testo allora ci può dare un'impressione di come sono presentate queste opinioni. E questo accade nell'opera intera. Ci sono anche capitoli più meno, paragrafi, ci sono capitoli con molto di più, ci sono anche capitoli con un paragrafo solo, ma in maggioranza hanno questa diversità di opinioni, così abbiamo status questionis, e così si può scegliere o aggiungere qualcosa di alternativo. Con tale presentazione troviamo già parecchie volte in Aristotele, perché Aristotele ha il costume di presentare, in parecchi casi, di presentare le opinioni degli altri prima di dare la sua conclusione, da un elenco critico. Può darsi che c'è qualcosa che si può migliorare, ma può anche darsi che niente regge e bisogna trovare qualcosa di nuovo. E troviamo anche parecchi echi di queste presentazioni di Aristotele nella tossografia del cosiddetto Aezio. Per esempio, di Chelo, sul cielo di Aristotele, abbiamo il capitolo 13 del libro secondo, che parla della terra, della posizione della terra, del movimento della terra, del numero delle terre, perché ci sono stati filosofi che hanno dichiarato che c'erano di più. Aristotele, che nomina poche persone, ma ci dà un elenco di tutti questi problemi per finire con la sua opinione che la Terra resta fissa al centro dell'universo, naturalmente. E troviamo tutte queste questioni nel capitolo del libro terzo della nosografia, il numero delle terre, la posizione della Terra, è un capitolo
il movimento della Terra, e qui sono, ci sono dati parecchie opinioni che in molti casi derivano da Aristotele, cioè anche si sono veramente gli stessi parole in questi certi casi. E così abbiamo nella dosografia, e non in tutti naturalmente, perché abbiamo qui una tradizione aperta, una letteratura aperta, come si definisce, un open tradition, open kind of literature. In francese si dice un texte vivant, un testo che può cambiare perché lascia certe cose fuori e adotta informazioni nuove, come un elenco telefonico, per esempio, in un certo senso lo stesso genere di letteratura, di scrittura. E così troviamo anche naturalmente errori in questa traduzione, perché le cose sono copiate e cose. E voglio finire, se c'è ancora un po' di tempo, con un esempio di una congettura brillante e sbagliata. Nel capitolo 21 del primo libro, dove abbiamo Platone dice che il tempo è l'immagine mobile dell'eternità, ovvero dell'intervallo del movimento del cosmo. Allora, che cosa è successo? Quello che probabilmente è successo è che il nome i stoici è omesso. Prima era Platone dice quello e gli stoici dicono quello. E c'è una nomina odiosa, non l'autore di questa brillante correzione, ma abbiamo altri esempi dove un nome è caduto. Per esempio, alla fine del piccolo Endor ho citato il capitolo 7 del libro 4, i paragrafi 1 e 2, e sappiamo che sono due paragrafi perché abbiamo nell'antologia abbiamo due paragrafi, ma nel Plutarco, nell'estratto, ne abbiamo una sola. E nell'estratto si legge, c'è un elenco di nome, Pitagora e così via, dicono che l'anima è immortale. E poi Eraclita dice qualcos'altro, dice che l'anima quando lascia il corpo torna all'anima da tutto. Ci sono due opinioni diverse. Ma in Giorgio Plutarca, ecco, la parola Eracletos, il nome di Eracleto, non c'è più. E così abbiamo un nuovo paragrafo che dice che secondo Pitagora, Anossagora e così via, l'anima torna, lasciando il corpo, torna nell'anima da tutto. E quando non avevamo questa informazione nella antropologia, non c'era niente da fare. Adesso sappiamo che in questa tradizione è avvenuto un incidente. E per la esplorazione possiamo mettere le cose come devono essere. Ma nel caso del movimento del cielo, del tempo, non abbiamo questa informazione. Non abbiamo un testo che esce dalla tradizione diretta di questo testo di Aristotele.
di Aezio, abbiamo altrove, abbiamo la definizione giusta. E una cosa che è anche molto interessante è che questa definizione falsa, perché non platonica, dal tempo è entrata nella tradizione platonica stessa, perché abbiamo il cosiddetto didascalikos, un'introduzione a Platone di Alchinuro nel secondo secolo probabilmente, che dove si trova attribuita a Platone la dottrina che il tempo è il diestema, il testo cosmico, l'inesios, è la distanza, ed è il movimento del cosmo. Allora, quello che dobbiamo fare è segnalare che questo è accaduto nell'apparato critico. Nell'apparato critico si può dire probabilmente è nella tradizione anteriore è caduto questo nome degli storici, nome etichetta degli storici. Ma non abbiamo il diritto di cambiare il testo di Aezio, perché il testo di Aezio era già così, e non abbiamo il diritto di cambiare i testi dei nostri autori, anche quando ci sono degli errori, quando abbiamo sbagliato. E così anche quello che si trova in Alchimico illustra come queste cose possono entrare nella tradizione. E così possiamo, in certi casi, quando qualcosa è completamente incomprensibile, dobbiamo anche naturalmente segnalarlo, ma quando, come qui, quello che si trova è in sé per sé comprensibile, e per loro che hanno utilizzato questo materiale che non l'hanno detto per informarsi, per esempio, ci sono tanti autori che l'hanno utilizzato questo materiale, anche Galeno, per esempio, Galeno utilizza sempre, sovente questo materiale, un po' dovunque, per informarsi, ma anche per informare noi, perché come si sa, Galeno è un grande piacerone e non piacere e dice quello che sa, dice quello che sa per fortuna, perché anche naturalmente ci fa sapere cose che in un'altra maniera era impossibile sapere, perché nessuno normalmente parla di quello che è normale, che è usuale, che sanno tutti, rimane nascosto per l'antichità. Bene. Sì. Allora, quello che abbiamo stiamo ancora a fare, stiamo finendo questo testo, col commento. Abbiamo anche collaboratori, per esempio una dottoranda di Oliver Primavesi prepara un nuovo testo della traduzione latina dell'estratto greco, perché questa nuova traduzione, nuova edizione latina si appoggia su più manoscritti di quella di Dils, e anche che adesso sappiamo che la traduzione latina rappresenta anche un'altra tradizione manoscritta di questo corso. Così abbiamo più informazioni. Loro a Monaco lavorano in modo molto preciso, anche troppo preciso, molto difficile da utilizzare quello che fanno. Ma lo fanno, lo facciamo. Poi naturalmente c'è il mio amico Rugna che fa la metà del lavoro. Lui fa i libri 2 e 5 interamente,
ha fatto una prima stesura del testo da libro prima, io l'ho un po' controllato, poi ho aggiunto la traduzione e sto finendo il commento, e ho fatto il libro 3 e il libro 4. Avremo in dicembre un piccolo colloquio in Australia, a Melbourne, con una decina di persone sì, interessate a questo, anche avversari. Ho insistito che siano invitati anche gli avversari, perché così si ha una discussione, non perché ho paura di perdere. Ci vengono, c'è per esempio questo russo Lebedev, idee sue che ripete sempre. Si possono essere ripetute anche in Australia. Ma ci sono anche persone un po' più serie. Sono stato invitato in inglese, si dice better have someone in the tent pissing out than someone outside the tent pissing in. Non è il solo motivo, naturalmente. Il motivo è di avere una, diciamo, una discussione. E l'anno scorso siamo stati sorpresi dalla pubblicazione di un libro di 500 pagine tedesche di una donna che si chiama Potter, Heike Potter, che ha controllato il nostro lavoro, non ancora completamente uscito, ma il nostro lavoro con i due primi libri, e vi trova tanti errori e tante contraddizioni. Naturalmente abbiamo scritto su questo materiale da anni, e si cambia l'idea, e questo è cito, no? Si può, si ha la permissione di cambiare idea anche senza dirlo, e non si controlla sempre quello che si è scritto prima. Così ha trovato veramente alla fine anche un addendo con le condizioni di Mansfeld e Rumi. Ho controllato quello che lei ha fatto per il libro primo, che avevo quasi finito e che lei naturalmente non conosceva, e ho trovato delle cose da chiarire, e anche delle cose di rifiutare, naturalmente, ma non era ha costato abbastanza tempo, ma alla fine non è rimasto molto dalla sua critica. Ma è utile perché ha veramente con una con una tenacità veramente tedesca, teutonica, ha controllato tutto. Ci sono anche cose strane, per esempio ha solamente studiato le paragrafi dove abbiamo un testo, nel Cielo Plutarco, nell'estratto, e nel Scobero, nella antologia. Ma ci sono tanti paragrafi che si trovano solamente nel Cielo Plutarco, perché i capitoli in Scobero sono stati messi fuori dai copisti bizantini. E così è utile di vedere quello che ha fatto, ma è un'opera molto incompleta. Potrei aggiungere altre cose. Per esempio, lei pensa che i titoli dei capitoli sono anche elencati nell'introduzione, dove abbiamo un elenco di problemi, perché il problema è presente. È così che il sole è un essere vivente, e lei pensa che questo è il titolo di un capitolo per tutti. Non è. Così non ha un'informazione sufficiente per poter giudicare questo genere di letteratura. E come si sa, e ne sono colpevole anch'io naturalmente,
ci sono parecchi livelli di intoppicanza. Grazie di questa, diciamo, presentazione di metodi, di problemi fatta in italiano, interamente in italiano peraltro, quindi con uno sforzo ulteriore per venire incontro alle nostre esigenze. Aezio è uno dei capitoli forse più intricati in generale nella storia della trasmissione dei testi antichi, ovviamente, ed è un testo di cui davvero pochi, appunto, hanno la competenza di intervenire in maniera approfondita. A me vengono mille questioni in mente, naturalmente, però voglio prima lasciare la parola agli altri. Già, le domande partono già a partire dalla identità di Aezio, dall'esistenza di Aezio, era esistito un Aezio, queste vecchie questioni, ma anche e soprattutto tu parlavi della congettura, delle congetture nei testi e del diritto di intervenire nel testo oppure in apparato. Naturalmente le cose cambiano se si pensa di intervenire su Aezio oppure se si pensa di intervenire su Pseudo Plutarco o su Stobeo. Sì. No, sono questioni naturalmente prospettive, diciamo, in qualche modo diverse. Sì. Però adesso voglio prima sentire se c'è qualcuno. Daniela Taormina, prego. Sì. Molte grazie, è stata una bellissima lezione e soprattutto spero che abbia reso chiaro a coloro che non lo sanno quanto sia complicato e difficile un lavoro del genere. Io mi appunto ovviamente a questa definizione platonica e in particolare, ovvio, alla seconda parte, cioè al tempo visto come diastema. La congettura, penso anche io che non sia da accettare. È vero che troviamo talvolta questa definizione come una definizione storica, ma non soltanto nel Didascalicos troviamo come attribuita a Platone questa definizione, ma persiste nella tradizione platonica posteriore. La ritroviamo in Plotino, ovviamente, nel trattato terzo secolo, il 45 nel mondo cronologico, e poi in un testo estremamente denso Simplicio, il commentario alle categorie, non il commentario alla fine, ma il commentario alle categorie, nel quale Simplicio riferisce l'opinione di Gandhi. E anche in quel caso il diastema è attribuito e considerato come platonico. Sì. Quindi c'è tutta una tradizione forte che tende a unificare in qualche modo, e quindi mi sembrerebbe veramente scorretto attribuirlo agli storici. Per quanto riguarda la cosa che ha appena detto Lorenzo, cioè un conto è se si interviene sul testo di Aezio, un conto è se si interviene sul testo dello Stobeo. Non vedo francamente perché si debba utilizzare una metodologia diversa. Non voglio io però, voglio sentire se gli appa. Basta, tutto qua, grazie. Su questo. Allora, per questo testo, per questo testo platonico abbiamo sia il testo di Pseudo Plutarco sia quello di Stobeo e sono identici. E così, questo secondo l'ipotesi la più normale significa che così era il testo di Aezio. Il testo di Aezio, quando si pubblica una ricostruzione del testo di Aezio, non si può modificare. Anche il testo di Pseudo Plutarco solo non si può modificare quando c'è qualcosa di molto diverso da Stobeo. E come per Stobeo
per altre fonti non si può farlo, ma per la ricostruzione di Aezio si può tentare di combinare queste fonti, parecchie fonti, per arrivare a qualcosa di sufficiente, per Aezio. Almeno quello che facciamo, e sappiamo naturalmente che le cose non sono assolutamente certe, ma non assolutamente certo non vuol dire sempre sbagliato. Così lo facciamo. Sì. Come Tiziano Morandi ha fatto per Diogene, ha dato il testo di Diogene e poi me l'ha parato, e anche lui ogni tanto ha esitato un po' troppo, perché non ha utilizzato sempre il grande manoscritto, l'estratto Fi, che era un codice indipendente. Sì, questo, secondo me questa è una delle questioni metodologicamente anche più interessanti e delicate, perché spesso certo pseudo Plutarco e Strombeo hanno un testo identico, hanno lo stesso testo di Aezio, a volte anche divergono molto, a volte divergono anche soltanto di singoli elementi, quindi capire per ricostruire il testo di Aezio che decisioni prendere, diciamo, nel mettere insieme questi testi non sempre è facile, poi sono tutte le altre, la storia filosofa, sono tutte le altre testimonianze. Sì, ma sono quelli di Plutarco sono estratti, anche lascia fuori interi paragrafi, ma anche abbrevia paragrafi stessi, come il tuo pseudo Galeno. Emanuele Dettori c'era che voleva intervenire. Sì. La ringrazio per la lezione. Sì, mi ha fatto molto piacere constatare appunto che l'idea di appunto, tradizione aperta, come l'ha definita, si è accompagnata anche questa cosa che è collegata, cioè la prudenza nel correggere, anzi più che nel correggere, più addirittura sarebbe un intervento, quindi meglio ancora nell'intervenire sul testo. La tradizione non è più aperta. Per esempio ci sono anche altri testi, altri tipi di testi su cui a me sono più diciamo familiari, sono i testi grammaticali, dove si cerca di procedere in questo modo. L'edizione della Suda dell'Adler, per esempio, è fatta in questi termini, anche un po', seppure pasticciato, di Esicchio, l'Esicchio di Latte, i commenti di Dionisio Tracio. Quindi chiaramente c'è questo, ci si comporta così nei testi grammaticali, che appunto hanno un tipo di tradizione che può essere assimilata a questa. Tra l'altro si guadagna, ecco, qui c'è una cosa anche in più. Io capisco che il discorso possa essere circolare, nel senso che noi manteniamo questa dizione, questa lettura, perché c'è anche del didascalico, c'è, come ha detto Daniela, c'è in Simplicio, quindi però ecco, capito possa essere un discorso scolare, però possiamo anche fissare un termine diciamo antequem, in cui questa definizione è stata attribuita a Platone, quindi abbiamo anche un dato, se vogliamo, di carattere di pensiero, cioè di storia del pensiero. Ma non abbiamo niente prima di questo testo di Aezio, niente, questa definizione non è attribuita a Platone prima di quella. Appunto. Non sappiamo questo, che cosa sia accaduto. No, sappiamo che da qui in poi, se noi manteniamo questo testo, sappiamo che da qui in poi, però in qualche maniera, questa anche definizione è stata attribuita a anche Platone. Prima, perché c'è questa correzione. C'è la correzione che deve essere accaduta prima, può darci anche molti anni prima. Sì, sì. In un brano della tradizione, che è così. E quello che è più breve, anche se è erroneo,
può, ha molte più possibilità di sopravvivere che quello che è più lungo, come sa dalla tradizione granata. Ecco, l'unica cosa che volevo chiedere, ultima cosa, guardando questi apparati, gli apparati degli esempi che abbiamo qui, che sono pochi paragrafi, però la differenza tra di dizione tra i testimoni, tra i diversi testimoni, non sembrerebbe molto forte. No. Quindi, ecco, però naturalmente non posso farmi un'idea, non si può fare un'idea da pochi esempi. Ecco, in effetti com'è la situazione? Perché Dils ha messo su due colonne diverse quelli che pare invece una situazione testuale, ma io parlo solo a vedere questi tre o quattro paragrafi, una situazione testuale proprio di dizione piuttosto omogenea. Ecco, perché non è tutto così, evidentemente, come dice. Allora, per la tradizione di Aezio è così, e c'è anche, per esempio, Teodoreto, che ha utilizzato, dove non cita il nome di Aezio, l'ha utilizzato. È così, Teodoreto cita senza citare il nome, quando dà il nome ha un scopo ulteriore. Poi abbiamo questa vasta tradizione, anche anteriore. Abbiamo paralleli, per esempio, in Cicerone. Un secolo prima di Aezio, per la teologia, per esempio, per l'anima, abbiamo molto che assomiglia a quello che troviamo in Aezio, è diverso, è più ricco, più organizzato in un altro modo e così via, ma si vede che abbiamo una vasta tradizione con unico brano, quello di Aezio, che ha in un certo senso sopravvissuto, perché gli altri sono più frammentari. Si può anche capire meglio quello che si trova in Aezio perché non ci dice quale è il suo metodo. Il suo metodo di presentazione, per esempio, questione di esistenza, questione di essenza, le categorie di Aristotele che giocano un certo ruolo, come qui anche in questi capitoli sulle nubi, dove succede la categoria del luogo di Aristotele che gioca un certo ruolo. E così, ma in Aristotele. Cicerone è più esplicito, dice prima parliamo dell'esistenza e poi parliamo di che cosa sono i dei, dove sono e così via. E così diciamo che i concetti utili sono rari, sono rarissimi. Aristotele ha trovato concetti da utilizzare. Le categorie, ma anche per esempio le questioni di ricerca, esiste, che cos'è, come, che la cos'altro, sono le quattro questioni che troviamo un po' dovunque in questa tradizione dosografica. E non se ne parla quasi mai, si parla ogni tanto. Galeno ne parla, autori arabi. Perché per loro è qualcosa di acquisito, ma è così, non per noi è veramente importantissimo di fare la collezione di tutto questo materiale parallelo, perché così si può vedere come situare Aezio, la topografia di Aezio, che non è l'unica naturalmente. Spero che sì, sì, grazie. Altre domande, altre richieste, di chiarimenti, qualche commento? Franco, allora Dio, prego. Una curiosità più che altro, nel corso del suo intervento, ovviamente,
ringrazio gentilmente. Nel corso del suo intervento ha parlato dell'ordine, della struttura di questi capitoli, ha fatto riferimento a un ordine a volte cronologico e a volte tematico. Abbiamo qui un caso, per esempio, nel secondo dei capitoli dell'handout, l'ordine è inizialmente cronologico e poi abbiamo gli ultimi due paragrafi che sembrano affrontare la questione da un punto di vista tematico. Mi chiedevo, alla luce dei suoi studi, ha potuto intravedere in qualche modo una relazione quanto stretta fra la tradizione delle successioni di Re Diadocai, la letteratura di Re Diadocai e Arezzo? Nella letteratura? Delle successioni, delle sì. Diadocai. Sì, nella successione ho scritto un capitolo in un volume già pubblicato sulle successioni. Non c'è molto, cioè molto in questo capitolo 1-3 sulle elementi, e c'è, ogni tanto c'è una piccola cosa, un maestro, un discepolo, ma c'è una certa, come si dice, predilezione. Vogliono cominciare in generale un capitolo con una venerabile persona dai tempi passati, con Tareto, con Pitagora, con Anassimandro, ma non sempre. Ma quello che è veramente importante nell'organizzazione dei capitoli sono i contenuti. E i contenuti devono, perché così si ha anche un aiuto per la memoria. Quando c'è questa opposizione, questa contrarietà, si ritiene meglio che un ordine qualsiasi. E per esempio Aristotele può farlo senza dare il nome. Per lui, nel libro primo della Metafisica, i nomi sono importanti, ma l'ordine non è quello della successione. È piuttosto un ordine sistematico, un po' cronologico, è meglio che quando va un po' assieme naturalmente, ma quello che è molto importante, e per dare un esempio, dice, c'è questo testo dibattuto su Empedocle e Anassagora, Empedocle è più vecchio di Anassagora dell'universo, e alla fine ci dà un ordine cronologico sistematico, perché Anassagora è più vicino a Platone da un punto di vista sistematico. E questo, un trattamento di questo genere ha veramente entrato nella geografia. Bisogna farlo così. E Aristotele è esplicito, lo dice. Vicino a Platone, e all'inizio dice che Anassagora nei tempi è anteriore, ma nella dottrina è posteriore. Si è dibattuto molto senza guardare la fine del libro sul significato di questa presentazione. Ci sono ancora domande? Qualcuno? Posso io chiedere una cosa di... Prego. I further related texts che lei ha a pagina 7, vediamo, perché adesso è una cosa solo di metodo, non è magia. No, la pagina 7 del handout. Del handout primo. Quello che ho voluto. Sì. Lo trovo. Pagina 7.
I was just wondering, qual è la relazione tra i travel related texts e i testi primi e secondi che lei ha? Come avete fatto una scelta? Avete dovuto decidere che cosa andava messo più in evidenza? Sì. E come avete... È delicato. Sì, è delicato. Dils credeva che testi che abbiamo chiamato testi secondi erano primi. Sì. Sì. Ma non l'abbiamo usato. Perché bisogna che ci sia una connessione veramente stretta. Allora per i testi primi abbiamo quelli che hanno veramente e si può provare che hanno utilizzato il testo che ha messo. E per certi per altri, come Anassagora, i nomi adesso non grado più confusione, come Atenagora, Atenagora non è certo, ha utilizzato qualcosa di molto simile. E un tale testo chiamiamo un cugino. Un cugino. Cousin text. D'accordo. È un nome che ha trovato il mio amico di Cousin text. E così abbiamo una relazione stretta. E c'è anche Achille, per esempio, il tuo quanto nelle introduzioni a Arato. È un testo è molto vicino, molto più vicino che altri testi, per esempio così abbiamo testi secondi per fare questa distinzione. E non è una distinzione, è qualcosa che sì, da quale si può discutere, è una decisione che abbiamo dovuto, creduto di dover prendere. Sì, la penso. Sembra una cosa che chiarisce molto, ma anche questi vestiti sono testi secondi, o anche primi. D'accordo. Ce lo ha utilizzato questo è chiaro. È stato provato. Guardi, siamo naturalmente sempre sulle spalle degli altri. E invece se posso insistere, i testes ali della Proximal Tradition, a pagina 7, come mai sono finiti in latino? Textes ali della Proximal Tradition. Anche questo è delicato, fra i testes prossimi non sono i fonti, per esempio. Non sono i fonti. I fonti sono altra cosa. E ci sono testi che sono più vicini dei fonti. E bisogna veramente leggere un tale paragrafo per capire come vanno assieme. E sono diversi dagli altri. E abbiamo anche fatto elenchi diversi di autori diversi. Sono autori che sono piuttosto prossimi e altri che sono più lontani. Ma può darsi, e questo è il veleno ancora naturalmente, può darsi che uno stesso autore sia un autore prossimo e un autore più lontano. Per esempio Cicerone ci dà veramente elenchi di doxai sull'anima, sulle idee e così. Lì è un testo sulla conoscenza, lì è un testo prossimo, altri passaggi cita qualcosa a questo materiale e allora non è più una fonte che si può mettere accanto.
bisogna sapere che cosa detto, perché somiglia il privato, non è allo stesso grado di informazione. È per questo che abbiamo fatto questa differenza. Grazie. Sì. E può darsi che sia qualcosa di criticare, naturalmente. Non era una critica, era un tentativo di imparare a dire. Lo so, ma ne sono cosciente che la decisione rimane fragile. Ancora? Ambra Serangeli, volevo fare una domanda di carattere generale sui testi, diciamo, visto che lei lavora sulla storiografia. Volevo sapere, quando lei si trova a studiare testi di carattere storiografico e si imbatte, per esempio, in un termine tecnico, in un termine che si può definire tecnico proprio e peculiare di una certa dottrina filosofica, lei considera, in virtù del fatto che c'è un termine tecnico in quel passo, quella testimonianza più appuntibile? Riformula. Mi stavo chiedendo come valuta la presenza di termini tecnici all'interno di testimonianze lessicali. Il valore di indici lessicali. Sì, esatto. Il valore? Degli indici lessicali, cioè il fatto che i termini ricorrono, che sono specifici. Termini che sono specifici di una determinata tradizione filosofica, quando vengono trovati all'interno di una testimonianza lessicografica, rendono quella testimonianza lessicografica più attendibile, cioè voglio sapere come a livello metodologico lui si rapporta a questi casi. Ci sono termini lessicografici, diciamo, di carattere generale, ma non sono utilizzati molti nella lessicografia stessa, ma termini tecnici, la lessicografia ha un suo vocabolario, da un lato, da un altro lato sono estratti, e per esempio gli estratti di Aristotele hanno una terminologia aristotelica, hanno per esempio lo stesso vocabolario, e questo vocabolario può essere il vocabolario tecnico, per esempio dalla meteorologia. Questi termini si trovano, altri termini tecnici si trovano nei capitoli, per esempio, sulla conoscenza, sulla estesi, possiamo fidarci dei nostri sensi e come operano, cosa fanno e così via. Qui abbiamo un vocabolario più o meno tecnico. Questo è una delle ragioni perché naturalmente è una letteratura ma non so se ho veramente risposto alla sua domanda. Se la presenza dei termini tecnici relativi a un autore, Aristotele oppure un Talete eccetera, è una conferma della attendibilità del testimone? No. Il testimone è attendibile come estratto, ma non c'è una garanzia di attendibilità. No, allora, quando abbiamo, questo è naturalmente anche deludente, perché abbiamo un'informazione preziosa su, diciamo, su Anassagora, ma allora si scopre che è pieno direttamente da Aristotele, non so, i dotti hanno sempre detto che Aristotele era sbagliato. Ho falsificato la fine e così via. Allora, garanzia no, ma informazione sì. Il rapporto con le fonti di Arezio, Teofrasto, è Teofrasto la fonte? No, Teofrasto è la fonte solamente di alcuni paragrafi dei capitoli sui sensi. E è quello che possiamo dire. Allora, la vecchia ipotesi di Diels, che
sia Teofrasto, per me è rovinata perché è scritto su Aristotele. Ogni tanto possiamo dire Aristotele e non abbiamo più Teofrasto. Per Dio naturalmente nel Novecento la fonte ricostruita diciamo del nulla era veramente l'ideale. Ma c'erano altri, per esempio c'è un bellissimo commento di Hidler sulla mitologia di Aristotele, l'anno 842-43, e lui ha già detto che per la solamente per la mitologia che abbiamo testi e autori come Ario Titino, Zairo Plutarco, Stobeo e così via che vengono da Aristotele. E questo è stato completamente trascurato dopo. E Dio non se ne è accorto, o se ne era accorto, l'avevo preferito ignorare. Si capisce. Ma è possibile ricostruire le fonti di Aezio? Da dove lui prende tutte queste informazioni? No, non si può. Si possono ricostruire alcune fonti piccole per la struttura dell'opera intera, cioè come fonte Aristotele, ma anche i trattati presocratici, per esempio, che avevano dalla fine dagli elementi alla fine dell'uomo. Cioè, tu credi che lui attingeva direttamente ai testi originali o a antologie o a anche a Aristotele? C'è tanto che è stato mandato per lui. Sì, certo. Allora parlo solamente di quello che posso sapere. Ci sono rarissime informazioni che vengono di un'altra fonte. Meglio non pensare a Teofrasto, perché Teofrasto qui ci sono tanti che lo fanno. Per me possono continuare. Non serve, non aiuta. E per questa ragione anche la perché prendiamo questo apparato enorme di paralleli che 10 anni fa, prima dell'elettronica, non si poteva fare così. Ma non ti ho fatto. Non ti ho fatto. Teofrasto c'entra per la lingua, per le orecchie, per temi specifici. Temi specifici, ma non abbiamo niente. E poi anche la cosiddetta meteorologia di Teofrasto è incompleta, non si dà molto. C'è qualcosa di generale, i soggetti sono trattati, ma i soggetti erano trattati un po' tutti. Io stavo cercando, non riesco a ritrovarlo, c'era lo schema, mi pare che fosse nel manuale della storia della filosofia di Windelband, mi pare che c'è uno schema in cui c'è in cui assume il Dilse, cioè da Teofrasto tutto parte, tutta un'articolazione di autori fino appunto a Galeno, fino alla storia filosofa, fino al V secolo dopo Cristo, uno schema molto positivistico, molto razionale, una specie di stemma. Fa così. E noi lo facciamo così. Grazie. Grazie a tutti di essere intervenuti. Ci rivediamo con le attività del centro a settembre.